Queste sono quelle notti in cui non riesco ad andare a dormire, proprio non ce la faccio, cioè è umanamente impossibile, è più forte di me. C'è l'adrenalina, c'è la tristezza, c'è la rabbia e quindi le pagelle le registro la sera stessa della partita e ve le porto ovviamente dopo, le state vedendo in questo momento. Quindi un mi piace per supportare questo lavoro, per darmi la buonanotte, tra virgolette, me ne andrò a letto pensando al supporto che mi darete all'interno di questo video. Scaricate OneFootball, il link è qui sotto in descrizione, perché ci sono alcune cose interessanti da andare a leggere, come i commenti post gara dei protagonisti su tutti, quello di Chiellini, e vi invito a scaricare OneFootball, andatevi a leggere tutti gli altri, ma quello di Chiellini ve lo voglio portare immediatamente per affrontare un argomento spinoso e che ho visto avete già iniziato a tirare fuori nei commenti del video dopo pochissimi minuti dalla messa online. Cosa dice Chiellini? Parla di cicli. Cosa dice Chiellini? Parla dello scudetto. Cosa mi chiedete voi? La Juve può vincere lo scudetto? Qualcuno addirittura mi ha parlato di Champions, ma io della Champions è da un po' che ho messo le mani avanti dicendo che non sarebbe stato affar nostro quest'anno. Comunque, magari lo sarà, ma che non deve essere il nostro principale argomento, il nostro principale pensiero. E più di una volta vi ho sottolineato come l'obiettivo vero e proprio di questa Juve dovrà essere cercare di vincere il decimo, e che non sarà facile. Io oggi, in questo momento, dopo la partita con l'Inter, mi sento di tirare fuori tutto me stesso, come vi avevo già detto in passato, ma questa volta ve lo dico proprio tranquillamente. Secondo me la Juventus non vincerà lo scudetto. 17 gennaio 2021, 23:45 di notte, di sera, la Juventus, secondo me, non vincerà lo scudetto. Spero di sbagliarmi, spero di andare a riguardare questo video con calma fra qualche mese e dire: va, quel coglione di Luca che non ci aveva creduto, non era stato positivo. Io sono uno di quelli che più di tutti forse va a idolatrare il motto della Juventus fino alla fine, quindi certo, per forza di cose all'interno di me stesso ci crederò, come crederò nella Champions. Come vi ho già detto, non credo che sia affar nostro la Champions e credo che sia oggettivamente difficile vincere il campionato. Vi ho parlato di partite indispensabili, di un filotto di partite indispensabili da andare a vincere. In questo momento la Juventus, dopo aver vinto col Milan, dopo aver vinto con il Sassuolo, si ferma contro l'Inter, ma non è che si ferma con un pareggio, si ferma con una sconfitta, una brutta sconfitta, e ti fa capire che probabilmente in questo momento i principali protagonisti, i principali candidati per lo scudetto saranno proprio nerazzurri. Io metto davanti i nerazzurri rispetto al Milan in questo momento, vedendo le individualità, vedendo le rose, vedendo tutto, vedendo il tutto, credo che sarà l'anno dell'Inter. Non è un'ufarla, sapete bene che dico sempre le cose che penso. Credo che a questo punto l'Inter vincerà lo scudetto. La Juve, ragazzi, ad oggi la Juve non è che deve preoccuparsi di arrivare seconda. Ad oggi la Juventus, ad oggi, sottolineo ad oggi, ma ad oggi, guardando un'occhiata alla classifica, è una roba matematica, la Juventus è fuori dalla Champions. La Juventus ad oggi non è qualificata per la Champions League. È una cosa veramente brutta, è una cosa preoccupante, è una cosa sulla quale dobbiamo ragionare. E vi dicevo quelle famose parole di Chiellini, no? Torniamo a come ho aperto il video. Al club gli hanno chiesto di questo ciclo. Chiellini, con tutta la sincerità possibile, ha dato una risposta che mi ha spiazzato nella sua semplicità. Noi stiamo provando in tutti i modi a non far finire questo ciclo, perché sappiamo bene quanto è difficile andare a vincere 10 scudetti di fila e il decimo sarebbe qualcosa di incredibile. Ma noi stiamo provando in tutti i modi a non farlo finire. Non è un noi siamo convinti che possa continuare, noi abbiamo le potenzialità per farlo continuare. Noi stiamo facendo di tutto per non farlo finire. Quasi una missione di dire: il nostro ciclo ormai è lì. E se non è quest'anno, è il prossimo. Se non era stato l'anno scorso, è questo. Parliamo nella maniera più onesta possibile. Sapevamo, eh? Poi non, magari, ripeto, non sarà questo, sarà quello dopo. Magari sarà fra 10, tra 20. Sappiamo, eh? Mettiamoci tranquilli. Prima o poi la Juventus perderà lo scudetto. Ho detto una follia, eh? Incredibile, no, succederà. Però poi la Juventus perderà lo scudetto. Io dico, secondo me, già in questa stagione. Perché è difficile. Perché è oggettivamente difficile andare a rincorrere quelle che sono avanti e soprattutto dare continuità a questa squadra. Questa squadra, io lo voglio sottolineare, non credo che sia scarsa. Per me questa squadra non è scarsa. Questa squadra ha tante potenzialità. E nel complesso della stagione ho visto tante cose positive che non si sono viste a San Siro.
a San Siro, l'ho detto ieri sera, adesso, nel video a caldo, non c'è niente di positivo, non salvo niente. Da Inter-Juventus 2-0, non salvo niente! Niente! E per la prima volta punto il dito contro Pirlo. Ma Pirlo stesso l'ha detto in conferenza stampa, ve l'avevo detto nel video a caldo, spero che Pirlo vada in televisione e dire: oh ragazzi, colpa mia, eh? È colpa mia. E Pirlo va là e dice: è colpa mia. E te lo dico anch'io, come te l'avevo già detto. Stasera parte, buona parte della colpa è di Pirlo, e poi mi viene a dire che il discorso va ampliato in realtà anche alla società. Uno degli uomini di cui parleremo dopo è Frabotta, uno degli iconi di questa serata. Però ragazzi, io sono convinto che questa squadra abbia delle potenzialità, e spero che questo possa essere l'anno che dà il via a un nuovo ciclo, che magari non sarà vittorioso già adesso. Spero di alzare il primo trofeo già mercoledì col Napoli, ma anche lì, ve lo dico, è oggettivamente difficile, eh? Cioè, ci sono delle difficoltà anche nella partita secca di mercoledì col Napoli, eh? Adesso, al di là di tutta l'ironia, il Napoli non vuole giocare, quando la spostiamo non dobbiamo avere protocolli chiari, è difficile anche mercoledì col Napoli, eh? Iniziamo a entrare nell'ordine delle idee di questa rubina qua. Passiamo alle pagelle, perché questo è il video delle pagelle, poi ho dilagato per 6 minuti, ma era giusto andare a fare un discorso che parte da lontano. Io parto dicendo che Szczęsny gli do 6 ed è l'unico a cui darò 6. Oggi Szczęsny è l'unico sufficiente. Parto da questo presupposto. Non credo che abbia particolari colpe, direi proprio di no, anzi probabilmente è veramente l'unico giocatore che può uscire con la sufficienza da San Siro, e non è un giocatore in movimento. Andiamo avanti, vi dico che Danilo e Bonucci non mi sono piaciuti. Danilo secondo me è anche un pelo colpevole nel gol dell'1-0, un pelo in ritardo su Vidal, nella gestione tecnica della partita male male stasera, come mai in questa stagione. Stesso Bonucci non mi ha dato garanzie, non mi ha dato sicurezze, molte volte anche errori veramente in uscita, di impostazione, roba che Bonucci non dovrebbe fare. Quindi tutti e due i difensori li punisco con un 5 in pagella. Invece Giorgio Chiellini, che era quello che mi preoccupava di più, si fa 90 minuti e là dietro dei tre è il migliore, per modo di dire, perché si prende 5 e mezzo, una partita bellissima all'interno della partita tra Chiellini e Lukaku, che vince sicuramente il belga. Secondo me Lukaku ha fatto un partitone, ci sono state molte volte in cui addirittura si vedeva proprio la difficoltà di Chiellini nel tenere Lukaku. Allora nella mia testa mi sono detto: io che volevo far giocare Demiral, pensa la difficoltà di Demiral nel marcare Lukaku. Avrebbe dovuto giocare sempre in anticipo, ma Lukaku è anche uno molto veloce, quindi avrebbe probabilmente anticipato lo stesso. Sarebbe stato interessante rivederla con De Ligt, che l'anno scorso è stata vinta ovviamente dall'olandese, invece quest'anno credo che il duello l'abbia vinto Lukaku. Ma Chiellini non ha fatto una brutta partita nel complesso contro un avversario complicatissimo, e dopo un periodo di inattività e torna sul campo 90 minuti, quindi Chiellini 5 e mezzo per quanto mi riguarda, perché comunque anche il gol che abbiamo preso del 2-0 è un po' una roba tra Chiellini e Frabotta, che si sono intesi malissimo, malissimo, poracci, e quindi ci sono delle colpe. Andiamo proprio a Frabotta. Io non voglio essere cattivo con Frabotta, io non voglio veramente, davvero, il voto sarebbe più basso, ma io a Frabotta gli do 5. Perché davvero mi immedesimo, mi metto nei panni di questo ragazzo che, ragazzi, lui non dovrebbe giocare in Serie A in questo momento, nel suo percorso di crescita non dovrebbe essere un giocatore di Serie A. Figuriamoci essere un giocatore di Serie A nella Juventus, con delle ambizioni altissime, quelle della Juventus in Serie A. Lui non è un giocatore di livello da Serie A, non è un giocatore da livello della Juventus, e si ritrova titolare per via di una squadra che è stata allestita in una maniera non corretta, ed è una roba che ci portiamo dietro da 2 anni, già l'anno scorso con Sarri era così, eh. Cioè non è una cosa che ci siamo accorti stasera. E se mancano Alexandre Cuadrado e match difficili come questo devi andare a metterti in competizione con Hakimi, questo è il risultato. È colpa di Gianluca Frabotta? Probabilmente sì, perché comunque in campo ci è andato lui, ma allo stesso tempo no. Quindi la bruttezza del gol del 2-0 dell'Inter, la bruttezza tra Chiellini e Frabotta, di quello è, io non me la sento di dire Frabotta sei un coglione. No, assolutamente no. E anche qua, nella lettura di Pirlo, poteva inventarsi qualcosa di diverso? Secondo me no. Chi avreste messo al posto di Frabotta nel fare il 3-5-2? Allora, piano. In realtà, anche qua, è una piccola cosa devo dire. Perché se non siamo in grado di fare quel modulo, perché non abbiamo gli interpreti per fare quel modulo, allora cambiamo modulo, ci schieriamo con la linea da 4, fai sia Demiral che Danilo come terzini, metti Chiellini e Bonucci davvero in mezzo, è una linea da 4 abbastanza bloccata, nel caso proprio dovessi cercare di fare una roba del genere, prova a mettere Bernardeschi, non dico terzino come poi gli è toccato fare, sull'esterno, prova
a non fare questo ibrido che scala 4 e imposta 3 per una volta. Lo sapete, io non sono amante di questo concetto di calcio, sono molto più attaccato a o una linea difensiva 4 o una linea difensiva 3, gioca come vuoi, senza dover sempre scalare, un po' fare un po' qui, un po' là, questo che è un po' mezzale, un po' trequartista, questo qua che è un po' sull'esterno, un po' mezza punta. Mi fa impazzire questo modo di giocare. Se funziona, ben venga, cioè nel primo tiro funziona, tanta roba. Nei momenti di difficoltà, dove non puoi, un dato, cioè Frabotta è stato titolare all'esordio, partita delicata, col Milan a San Siro, con l'Inter a San Siro, con la Lazio a Roma. Cioè, sono partite complicate per un giocatore che deve essere in Serie C, E quindi mi dico, vabbè, è un po' colpa di Frabotta, è un po' colpa di Pirlo, è un po' colpa della società, mettiamoli tutti insieme. E poi a centrocampo, madonna. Allora, stasera Ramsey è stato il giocatore che a centrocampo mi è piaciuto di più. Sapete bene che io invece sono sempre uno di quelli che dice che Ramsey, fatico a vederlo in quel ruolo lì di esterno sinistro, ancora una volta, Stesso discorso che abbiamo fatto per Frabotta prima. Se i giocatori poi sono messi in difficoltà dal contesto, secondo me Ramsey fatica a fare quel ruolo di finto esterno e finto trequartista, finta mezzala. E ancora una volta, se però Pirlo serve lì e la Juve vince, a me va bene. E posso anche essere quello che dice Ramsey non mi piace lì e prendermi gli insulti invece di quelli che dicono no, Ramsey è essenziale, ma anche per me è essenziale. Se Pirlo lo fa giocare è essenziale. È lui che decide, lui l'allenatore, su mica io lo vedo tutti i giorni. Però mi piace. E Ramsey secondo me è stato il miglior centrocampista di questa Juventus dello schieramento iniziale, ma gli do 5. È stato il miglior centrocampista e gli do 5. Gli altri due, signori miei, da film degli orrori, a un certo punto ho premuto il tasto del telecomando di Sky e ho detto non è che ho sbagliato, ho messo su un horror. Bentancur e Rabiot? Bentancur e Rabiot? Oh, perché Arthur non gioca? Lo sapevamo, ne eravamo consapevoli, lo sapevamo dall'inizio. È tutta la settimana che ci diciamo Arthur non giocherà questa partita. Perché abbiamo capito la gestione di Arthur, ma ancora una volta, perché Arthur non gioca? Abbiamo capito la gestione, sapevamo che non giocava. Però perché? Quando è veramente l'unico che lì riesce a metterci il piedino, a impostare, a girare, a far brigare. Perché Arthur non gioca, che dovrebbe essere uno di quelli che gioca sempre? Perché McKennie non è partito? Non stava bene, ok, non stava bene. Ma mamma mia, abbiamo perso la partita lì, tra tutte le altre cose, mentalità, non c'eravamo, non ne avevamo voglia, loro più forti, noi che non ci siamo. A centrocampo c'è stata una voragine, c'è stata una differenza che è abissale e riduttiva, Oh! Rabiot, sembrava di essere tornati all'anno scorso, quando Rabiot sembrava una bestia rara, ma ci arriva al 4 Rabiot? E Bentancur ci arriva al 4 Bentancur? Io non lo so, io lascio a voi l'opinione, ditemi voi, io li sto massacrando stasera, no, non si può fare altrimenti, ma io spero che dovesse mai un giocatore vedere questo video, che si ritrovi a dire, cazzo Luca, si vede che lo stai dicendo con la morte nel cuore, con un dispiacere assoluto, ma io stesso sono consapevole del fatto che abbiamo fatto merda, che se lo ascolterà più merd in francese, non l'ho mai fatto, dovrebbe essere così, però merd, abbiamo fatto merd, così lo capisce anche lui, non, il gallese non lo so, l'uruguagio nemmeno, se esistano delle lingue del genere, no, non esistono, mi rispondo da solo, però, madonna santissima, va bene, passiamo invece a Chiesa, che è stato uno di quelli a cui voglio dare 5,5, non ci siamo mai andati da lui, però lui è sempre uno che la corsa ce la mette, povera stellina di un mio chicco, è sempre di quelli che c'ha voglia di far vedere, che dice cazzo la partita è iniziata, bisogna giocare a pallone, bisogna prendere la palla, passarsela, provare a fare gol a quegli altri, e corsa e sacrificio e voglia, però è che lui dice, beh allora io sono l'unico stronzo che gioco, faccio solo io tutto, no, è 5,5, però almeno un po' di volontà, Federico Chiesa ce l'ha messa in campo, poi là davanti ragazzi miei, ma cito Sequel, fu un poeta moderno, ma come cazzo se fa, ma sul serio, ma come cazzo se fa, ma Cristiano Ronaldo cosa gli hanno fatto, ma dov'è Cristiano Ronaldo, oh, nelle ultime 6 ne hai fatta una, fatta bene Cristiano, le ultime 5, 6, 7 non mi ricordo, ne hai fatta una, fatta bene, una con l'Udinese, una singola con l'Udinese, poco per uno che si chiama Cristiano Ronaldo. E Morata?
Allora, Alvaro, quando la partita non va come ce l'hai in testa, con tutto il bene che ti voglio, lo sai che ti voglio un bene dell'anima, che veramente ti darei un bacio in fronte in questo momento, ma non è che puoi impazzire, andare a fare dei falli, essere babi, babi, no, se rimani lì concentrato, provi a fare la tua partita, non ti viene, la serata è storta, ma il fatto che tu mi vai a impazzire, beh, mi mandano i matti, cioè, impazzisci tu e quindi impazzisco io, per osmosi impazziamo vicenda, no, e anche qua ci arrivano a 4 tutti e due, tra 4 e 5 non lo so, inesistenti, come con l'Atalanta dissi 9 in 2, poi fatevele voi, mettetevele, incastrateveli come volete. Poi ci sono i tre entrati, sono entrati tutti insieme, Bernardeschi anche qua, poveraccio, stesso discorso che ho fatto per Frabotta, se Bernardeschi è obbligato a fare il terzino di sinistra, è colpa sua? È colpa di Pirlo? È colpa mia? È colpa tua che guardi il video, è colpa di Caressa che mi sta indicando mentre guardo il club, non mi indicare mai più Caressa, denuncio. No, fino a dire no, però siamo in questa situazione dobbiamo giocare con Bernardeschi terzino perché si fa male Frabotta, e chiamiamo Frabotta titolare terzino, si fa male e ci tocca fare entrare Bernardeschi. Sentite come viene fuori male, come puzza questa frase, fa schifo, sì, fa schifo, non lo so, non me la sento neanche di massacrare Bernardeschi. Ma guarda, 5,5, io do 5,5 perché, come dicevo prima, non credo che la colpa sia completamente tutta sua. Poi gli altri due che sono venuti su, 5,5 perché comunque non l'ha fatto bene Rolo il terzino, indubbiamente non l'ha fatto bene. Si è visto invece con Kulusevski e con McKennie qualcosa in più. Allora, Kulusevski è stato uno dei pochi a provare la superiorità numerica, la giocata, il dribbling, però un po' poco. 6 glielo do perché da subentrato è stato il giocatore offensivo che ha fatto più di tutti, più di Morata, più di Ronaldo, più lo stesso Chiesa, ha fatto qualcosa, ci ha provato. Però sì, tra l'altro Chiesa, l'unico Chiesa al minuto 86 e 50 e 30 sul cronometro, quasi 87, che fa l'unico tiro in porta, sottolineiamola questa cosa perché va veramente sottolineata col lapis. Noi non segniamo neanche col lapis, ma quel lapis prendiamolo e sottolineiamolo. Qua non è un lapis, ma è una penna, sottolineiamolo. Invece McKennie è uno di quelli che ci manca lì al centrocampo. Se non c'è McKennie non c'è niente, cioè, partendo da questo presupposto, che se facciamo un centrocampo con Arthur, McKennie e Ramsey e Bentancur e Rabiot a rotazione, allora qualcosa c'è. Se a un certo punto vengono a mancare Arthur e McKennie, che sono due che devono giocarci sempre, allora il centrocampo torna a far ridere, come aveva fatto ridere l'anno scorso, come aveva fatto ridere l'anno scorso ancora, quello prima ancora. E quei due devono giocare sempre, perché hanno delle caratteristiche uniche, che gli altri non hanno. E quando giocano invece un centrocampo con Bentancur e Rabiot, non riusciamo a mettere in fila due passaggi. È naturale, è ovvio, perché gli altri sono troppo più forti, quindi McKennie 6. Poi arriviamo a Pirlo, ma qualcosa in più posso dire di Pirlo? L'ho già detto, ha sbagliato probabilmente la formazione iniziale. Doveva giocare Arthur, doveva giocare McKennie, doveva giocare Kulusevski, che sono quelli più positivi da subentrati, non lo so, non doveva giocare Frabotta, doveva giocare Demiral con un terzino un po' più bloccato, perché sapevamo che poi Hakimi sarebbe stato uno di quelli propositivi, ha spinto fino al 90, non lo so, cioè, non lo so, non lo so neanche a posteriori, però mi viene da dire che l'hai persa a centrocampo dove l'Inter ha fatto malissimo, e quindi, ripeto, Arthur e McKennie, fai fatica a non metterceli. E poi probabilmente inventarti qualcosa sotto il profilo del modulo, che qua non era un esperimento che dici, beh, sai cosa, adesso a un certo punto me lo invento, no, era una necessità di andare a affrontare una squadra di questo tipo in casa loro, che sai bene avere delle individualità veramente forti. Infatti quando Conte mi parla e mi dice che l'Inter non ha la rosa, o Bergomi l'altra sera che c'ha l'Inter la quarta rosa del campionato, dai, cos'è la gara che la dice più grossa, la dico io, il cielo è rosso, il cielo è completamente rosso ed è formato da globuli rossi. Non lo so, l'ho vinta? Forse no, forse l'ha vinta comunque Bergomi. Però a un certo punto poi succede questo, Pirlo giustamente va in conferenza stampa e cosa dice? È colpa mia, sì, è colpa tua, e giustamente è sempre colpa dell'allenatore in primis, ed è colpa anche dei ragazzi che hanno fatto una prestazione imbarazzante. Io la concludo qua, una ventina di minuti di video nella quale veramente mi sono sfogato, ma credo che siate tutti d'accordo con quello che ho detto. Non è facile vedermi così adirato, così arrabbiato e così
severo e negativo nelle valutazioni. Stasera è veramente un disastro, stasera.